The Swiss have a long tradition of precision craftsmanship. It's been around longer than aircraft have taken to the sky. When Pilatus. Ripartono al Politecnico di Napoli seminari di cultura aeronautica promossi da Aeropolis con le organizzazioni AIA, NAIDA e con l'organizzazione degli studenti di Euroavia. All'apertura del primo incontro è stato ricordato il professor Luigi Pascale, recentemente scomparso. Il successo di partecipazione a questo primo incontro, che si è tenuto nell'aula Bobbio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università Federico II di Napoli, è stato oltre le previsioni degli stessi organizzatori. Numerose le presenze, oltre agli studenti, quelle di specialisti delle più importanti aziende aeronautiche campane e nazionali. L'incontro prevedeva gli interventi di relatori di notevole interesse ed esperienza. L'ingegner Domenico Quaranta, che si occupa di fatica e damage tolerance in una grande azienda europea, e quello dell'ingegner Paolo Ruggieri, già responsabile dei laboratori prove e strutture di Finmeccanica, i quali nel corso dell'incontro hanno presentato le modalità operative e la complessa problematica della fatica e del damage tolerance nelle costruzioni aeronautiche. In sala oltre 200 gli ospiti, tra loro studenti e una cinquantina di rappresentanti di aziende campane dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e del mondo universitario della ricerca aerospaziale. Il prossimo incontro del ciclo formativo a fine maggio sarà su un argomento di altrettanto interesse, le prove in volo di velivoli. Prevista la presenza e la partecipazione di rappresentanti del mondo delle aziende ed è stata confermata quella della di esponenti dell'aeronautica militare italiana. Stamattina iniziamo il quarto ciclo dei seminari promossi da Aeropolis con le associazioni AIDA, AIAN e con l'organizzazione degli studenti del Politecnico Euroavio. Buongiorno a tutti, il mio nome è Castrese Di Guida, come potete vedere io faccio parte dell'associazione studentesca Euroavia Napoli e sono l'executive member. L'argomento di oggi, come potete leggere, è la fatica e il damage tolerance. La fatica, come potete leggere, consiste nella nascita e nella crescita di microfratture che, in qualsiasi materiale che è sottoposto a sollecitazioni che si ripetono nel tempo fino alla rottura finale. Cenni storici, già dal 1839 Poincaré descrisse le strutture metalliche come elementi soggetti a stanchezza e logorio. Successivamente nel 50 ci fu l'introduzione dello sviluppo delle ferrovie. Nel 1870 Wöhler pubblicò delle indagini e l'introduzione ai limiti di fatica, sviluppò anche le curve di Wöhler che tutt'oggi si utilizzano. E nel 1953 purtroppo ci furono i primi incidenti riguardanti. Questo primo seminario inaugura un ciclo sostanzialmente diverso rispetto ai precedenti perché affronterà dei temi specifici. Stamattina infatti si parlerà di fatica e di damage tolerance, che è uno dei temi molto importanti nel mondo dell'industria aeronautica perché in qualche modo riguarda, diciamo, la sicurezza e le strutture aeronautiche e quindi tutto quello che è da verificare, controllare, monitorare delle strutture che sono soggette a forti e enormi sollecitazioni. Vorrei fondamentalmente cercare di introdurre il tema di oggi, nel senso che devo dire che sono stato un promotore di questo tema, nel senso che il giovane, stai qua, il giovane ricercatore, nonché ingegnere di questa importante industria aeronautica svizzera, Pilatus Aircraft, è un onore, un piacere, insomma, ospitare l'ingegner Domenico Quaranta per questa, per darci un inquadramento generale su questo tema di grande rilevanza.
Sono Domenico Quaranta, ingegnere aerospaziale. Dall'inizio della mia carriera ho lavorato per diverse società, inclusa Aermacchi, Airbus, Alenia, NASA. Da 10 anni a questa parte lavoro per Pilatus Aircraft in Svizzera, Stans, dove sono il responsabile tecnico per le strutture legate ai trainers e coordinatore degli specialisti del settore fatica. Il seminario di oggi alla Federico II di Napoli riguarda il calcolo a fatica per strutture aeronautiche e aerospaziali. Calcolo che si articola in diverse fasi. Si è affrontato nella prima fase il calcolo di fatica uniassiale, quindi parlando di tutti gli elementi che sono tipici di questo calcolo, cioè il calcolo dell'accumulazione del danno, conteggio dei cicli, quali sono i modelli utilizzati analiticamente per calcolare la fatica nei componenti strutturali. Nella seconda parte del seminario si è entrati nel calcolo della fatica multiassiale. La motivazione per cui si è affrontato questo nel seminario è perché tipicamente in quasi tutti i libri accademici è un argomento che non viene affrontato con la dovuta estensione richiesta in campo industriale. Allora, si è parlato di calcolo secondo piani critici, calcolo con diverse metodologie e con diversi modelli analitici, modelli di strain, modelli di stress. Alla fine l'ultima parte del calcolo riguarda il calcolo di damage tolerance, cioè finalizzato all'individuazione nelle strutture della criticità che i danni possono comportare e ogni quanto tempo un operatore deve ispezionare le strutture aeronautiche. Questo calcolo coinvolge tecniche analitiche un po' più sofisticate, coinvolge il calcolo di propagazione della cricca, coinvolge calcoli con strumenti analitici di FEM più sofisticati del solito, ma necessari alla fine per avere, anche da un punto di vista economico, i ritorni opportuni che una società costruttrice di aerei si aspetta. Stamattina però è anche la giornata che vede riunite un po' il mondo dell'aeronautico campano dopo la scomparsa del professor Luigi Pascal. La mattinata è stata aperta con il ricordo di quello che è stato un grande personaggio del mondo aeronautico campano internazionale e poi la figura che in qualche modo ha rappresentato nel mondo della formazione dell'impresa l'industria aeronautica, Politecnico, per la formazione di intere generazioni e di tecnici e ingegneri del comparto. Buongiorno a tutti e anche da parte mia, come qualità di presidente della sezione di Napoli e presidente nazionale di AIDA, vi ringrazio di essere intervenuti a questo primo seminario del 2017. Ringrazio anche Oscar per aver avuto la sensibilità di ricordare il mio maestro e il maestro di tutti noi che siamo cresciuti nel Federico II in questa facoltà, il professor Pascal. Ovviamente non sarà sicuramente questo primo ricordo che dedicheremo alla memoria del nostro maestro e quindi l'impegno di AIDA, di AIAN, di cui ricordo il professor Pascale è stato presidente onorario sin dalla sua fondazione, e non sarà questo il solo ricordo che noi faremo, ma sicuramente abbiamo intenzione di organizzare con tutte quelle associazioni o istituzioni, enti e anche supporto delle imprese un evento specifico che speriamo di poter fare o prima dell'estate o subito dopo le vacanze estive.
Le prossime sezioni invece vedranno estendere sempre di più la parte di approfondimento di ciclo dei seminari, a partire da quello che sarà prossimo, previsto tra un mese, che riguarderà le prove di volo, uno dei tanti punti che in qualche modo l'università non riesce a dare agli studenti quella visibilità che invece sarebbe necessaria, e che questi seminari che mettono il mondo dell'impresa e quello della formazione consentono di completare la formazione degli studenti. Devo dire che gli aspetti più significativi di questi seminari, almeno a mio giudizio, sono quello di essere stati sin dall'inizio, e anche questo ne è un esempio, ma anche i successivi, un esempio di integrazione formativa del curriculum dei nostri studenti, che io ricordo tanto tempo fa altre esperienze, altri seminari, abbiamo sempre cercato di promuovere attraverso lo scambio con il mondo industriale. Quindi Aeropolis, che si pone proprio come continuazione di questo interscambio fra scuola, in senso lato ovviamente, comprendendo anche l'università nei vari suoi gradi, nelle sue varie formulazioni di lauree, e il mondo industriale, per coprire delle lacune che i nostri corsi hanno. Chiaro che in 5 anni non è facile formare un ingegnere che poi sia pronto per essere immesso nel mondo del lavoro. Non si possono coprire tutte le discipline, e soprattutto in una scuola di ingegneria come noi oggi ci chiamiamo, le specializzazioni della scuola, dei ricercatori, dei docenti che ne fanno parte, spesso non coprono tutto quello che è necessario come base formativa.